E in effetti avevo detto una cosa poco precisa l'altro giorno quando parlavo delle leggi di clero. Avevo farfugliato qualcosa riguardandomi sui filmati, ma cosa ho detto? E quindi colgo l'occasione per dirlo meglio. La terza legge di Keplero, quello che dice che cos'era? Ricordo più un lapsus, R cubo fatto T quadro o R quadro fatto T cubo? Non mi ricordo mai, ve lo seppo un po' per ricordarlo. Credo che sia R cubo fatto T quadro che è uguale a una costante, no? La famosa costante di Keplero. E questa era la terza legge di Keplero. Una, l'altra era che i pianeti orbitano attorno al Sole su traiettorie chiamate ellissi, Sole in uno dei fuochi, e quindi quando parlavo della terza legge di Keplero parlavo del quale R, della R che appare nella legge di Keplero. La R che appare nella legge di Keplero, ho farfugliato qualcosa che non ricordo neanche, è il semiasse maggiore di un'ellisse, ok? Quindi se questo è l'ellisse, avete questo è un asse maggiore, questo è l'asse minore, questo è il semiasse che appare nell'equazione di Keplero. Quindi avete x quadro più a cos'è, così, no? Il più grande di questi due è quello che appare, quello che dà la maggiore estensione. Va bene. Chi è che sta facendo ellissi? Cosa ho fatto l'altro giorno? L'ultima cosa, un po' rincoglionito perché ho dormito molto male ieri sera, avevo un po' di tachicardia e siccome qualche anno fa soffrivo di fibrillazione ero un po' sull'ansioso, quindi ho dormito molto male e un po' assonnato. Cosa avevo fatto? Il campo elettrico di una carica puntiforme, no? Allora, forse è il caso di dire qualcosina in più rispetto alle cose che avevo più o meno buttato là in maniera sbrigativa. Vi ricordo che l'equazione, se questa è una carica sorgente e stiamo studiando il campo elettrico creato da lui, immaginate che sia solidale alla lavagna, non si sta muovendo. E questo è un punto matematico e voglio capire com'è il campo elettrico qua. Abbiamo fatto tutti i nostri bei ragionamenti, che adesso riprenderò tra un attimo quando farò un esercizio analogo, quindi invocando simmetrie, invocando il fatto che se lo spazio è isotropo tutte le direzioni sono uguali, per quale motivo dovrei pensare che il campo vettoriale qui dovesse avere una direzione diversa da quella del segmento che congiunge la carica sorgente al punto in questione. Quindi avanzo l'ipotesi che il campo sia così, sempre l'ipotesi che fosse sia un campo che sia una carica positiva. Se fosse una carica negativa la freccia è verso l'interno e comincio a faccio i miei ragionamenti e viene fuori che il campo elettrico in questo punto, quindi nel punto P, questo è il punto P, silenzio per cortesia, per cortesia, per cortesia. Il campo elettrico nel punto P creato da questa sorgente avevamo dedotto che era 1 sul quadro pi greco epsilon 0, chiamiamo questa carica, usiamo la Q maiuscola, Q maiuscolo diviso R quadro U di R, dove R è la distanza del punto matematico dalla carica. E chi è U di R? U di R è un versore che va dalla sorgente. Questa è una cosa che voglio che voi vi complicate bene nella testa, perché sarà un po' un tormentone. Le U di R che appariranno va dalla sorgente al punto matematico.
Nella misura in cui Q è positivo, questa freccia è alla stessa verso di UDR. Nella misura in cui questo Q è, se Q è negativa, allora questa freccia avrà un verso opposto a UDR e quindi sarà una freccia qui dietro. Ma la UDR va dalla sorgente al punto matematico P. Poi deve essere chiaro che questo è elettrostatica, nel senso che la sorgente è ferma. Poi se io metto qua una sonda, una piccola carica Q, e immagino che questa Q grande non si muova, è chiaro che se metto una carica Q piccola qua, queste due interagiscono tra di loro. Questa carica sentirà una forza. Quale forza? La forza che c'è qui sarà uguale al campo elettrico per la carica che metto nel punto P. Quindi la forza che la sonda sente quando la metto nel punto P è la carica della sonda per il campo elettrico in questo punto dello spazio. Ed è chiaro che queste due particelle, se hanno massa, interagiranno. Questa sente una forza, ma questa sente una forza uguale contraria, no? E quindi è chiaro che tutte e due le cariche potrebbero muoversi. Quindi voi dovete pensare in elettrostatica che questo sia fermo, lo inchiodate o abbia una massa molto grande. Quindi la sorgente è ferma, invece questa carica fa il suo movimento, quello che è, se è una, potrebbe fare tipo un'elisse, se è un elettrone attorno a un protone. Quindi la sonda si muove, ma la sorgente no, questo è l'elettrostatico, dovete pensare alle sorgenti come ferme. Ok, supponiamo invece che la sorgente non sia ferma, non sia ferma. Quello che succederà, e adesso vi scrivo la formula, quello che succederà è che se questa carica si sta muovendo, quindi questa è la traiettoria, immaginate che si muova lungo una retta, tanto per fissare le idee. Allora, in questo punto matematico qua, quale sarà, scriviamo la formula che è meglio, il campo elettrico, e in questo punto P, questo è un punto, quindi la carica è qua, poi è qua, poi è qua, poi qua si sta muovendo, immaginate pure che si muova con una velocità costante, che la velocità di questa carica sia V, che sia un moto rettilineo uniforme per fissare le idee. In un certo istante qui, quindi la distanza tra la carica sorgente e il punto matematico dove non c'è nulla, è questa distanza. Poi la distanza sta cambiando. Come potete cominciare a intuire, questo è un classico esempio di un problema non statico, perché la sorgente si muove e le distanze stanno cambiando, quindi il campo elettrico in questo punto sta cambiando da istante a istante, da istante a istante. Quindi il campo elettrico in quel punto dipende dal tempo e sarà così. Vediamo se me lo ricordo, lo scritto nel quaderno, una formula un po' complicata, non è in programma, non vi chiedo il programma, non vi chiedo la forma, vi chiedo il messaggio, la cosa da ricordare. Questa è la carica Q. Chi è R qua? È la distanza al quadrato tra la sorgente e il punto matematico, che continua a cambiare, quindi avete un diverso R al passare del tempo. Quindi questo dipende dal tempo. Questo qua sta cambiando. Poi c'è un pezzo che è 1 meno V quadro diviso C quadro fratto 1 meno V quadro su C quadro seno al quadrato di teta alla 3 mezzi UDR. Quindi chi è UDR? UDR, frecce colorate. Di nuovo, cos'è UDR? È il versore che va dalla sorgente al punto. Quindi UDR, quando la particella è qua, è questo. Poi è questo. Poi è questo. Ok, questo è UDR. Quale angolo? Quale angolo? È l'angolo che questo segmento che va dalla carica al punto forma con la direzione del moto, quindi è questo angolo qua che chiaramente sta continuamente cambiando, d'accordo?
Quindi la cosa interessante è che il campo elettrico in questo punto qui, frecce colorate, diciamo giallo, il campo elettrico in questo punto qua, quando la sorgente qua, è nella direzione UDR, avrà una freccia che è così, è distante, quindi avrà un valore piccolo. La dipendenza angolare non cercherò nemmeno di disegnare, l'importante è che voi notiate che ci sia. Io sto solo cercando di farvi capire che il campo elettrico ha lo stesso verso di UDR, certo se la carica è positiva, non si intende. Quando è qui il campo elettrico avrà questa direzione, anzi non cerco neanche di disegnare il modulo perché è una formula. La direzione del campo elettrico quando la sorgente è qua sarà questa, quando è qua la direzione sarà questa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo punto il campo elettrico sta cambiando continuamente, cambia il modulo, cambia direzione, d'accordo? L'importante è che voi ricordiate alcune cose che abbiamo fatto qualche ora fa. Tutta questa roba qui è una funzione dell'angolo. E quindi questo campo vettoriale, in un certo senso, è, potrei dire che è centrale perché va verso la sorgente, va verso la sorgente, certo la sorgente continua a spostarsi, ma va tutto, punta sempre verso la sorgente, o via dalla sorgente in questo caso, perché la carica è positiva. Ma dipende dall'angolo, quindi non è un campo vettoriale radiale, e quindi non è conservativo. Cioè, anzi, non è, non è irrotazionale, è rotazionale. Perché se fosse stato centrale radiale, sarebbe stato irrotazionale. Tipo conservativo. Invece è un campo che è sì centrale, ma non è radiale, c'è una dipendenza angolare. Ovviamente, vedete che queste sono espressioni che dovrebbero ricordarvi quelle chiacchierate che abbiamo fatto sulla relatività. Io mi ricordo, come fisico, mi ricordo il valore, dunque il campo elettrico in questo punto qua, da disegno tanto per avere una grande freccia, in questo punto qua, questo campo elettrico io lo posso scomporre, ci sono due direzioni che saltano all'occhio, un po' per riprendere la filosofia dell'altro giorno. Non la filosofia, lo stile dato loro. Quel campo elettrico ha due direzioni che saltano all'occhio. Uno è parallelo al moto e l'altro è perpendicolare al moto. Quindi io scompongo questa freccia, magari faccio il rosso perché ho già troppe frecce qua gialle. Ho questa componente qua che la chiamo la componente perpendicolare al moto e questa la chiamo la componente parallela al moto. Ok? Componente perpendicolare e la componente parallela al moto. Allora, la componente perpendicolare, anzi facciamo la parallela prima. Cosa intendo per parallela? E quando ciò cosa sarà? Non lo voglio neanche fare questo, è sul PowerPoint, sto perdendo troppo tempo. Ma il messaggio è, qual è il messaggio? Che questo campo elettrico non è irrotazionale, perché ha una dipendenza angolare. L'altro messaggio è che se la carica sorgente fosse stata ferma, avevo la formula che abbiamo ricavato l'altro giorno. Nella misura in cui la sorgente è in moto, l'equazione è questa, che non vi chiedo. Vi chiedo però di notare come questo è il campo elettrico in verità, ma quando la velocità della sorgente è molto piccola rispetto alla velocità della luce, ecco che voi avete la formula che abbiamo ricavato, che è questa qua. Quindi si riduce. Quindi quando la sorgente è rigorosamente zero, fermo, allora questa è la formula. Quando la sorgente si muove a velocità molto basse, diciamo fisica non relativistica, quindi Newton non relativistico, relativistico. Quindi quando i moti sono non relativistici, allora il campo elettrico è uguale a quello di, che abbiamo ricavato, con l'ipotesi che la carica fosse ferma. Ok? Quindi il messaggio è, se qualcuno vi chiede qual è il campo elettrico di una carica multiforme, se voi scrivete questo, siate sempre pronti a dire questo è vero a velocità piccola rispetto alla velocità della luce. Okay.
voi non siete fisici, quindi certamente non pretenderò quella risposta, non pretenderò che voi aggiungiate quelle frasi, ma vorrei che voi metteste nel vostro repertorio di idee prese da questo corso che questa formula qui è vera a rigore solo quando il soggetto è ferma, cosa che in realtà in pratica difficilmente lo sarà, no? Perché nel momento in cui interagisce con un'altra carica si metterà in moto, a meno che non abbia una massa infinita, o a meno che voi non la inchiodate con altri mezzi, ecco un grande chiodo, lo inchiodate, e anche se lui è una massa piccola, c'è una grande forza di altro tipo che lo tiene fermo. Ma in pratica le cariche si muoveranno quando interagiscono tra di loro. Il campo elettrico che ogni carica, pur in moto, genera in un certo punto dello spazio, potete scrivere questa formula a patto che le cariche si stanno muovendo a velocità piccola rispetto alla velocità della luce. Questo è il messaggio. Okay? Questa formula qua, chiaramente, quindi torniamo nell'ipotesi, noi rimarremo in questo contesto, almeno finché parliamo di particelle che hanno una massa e che avranno una velocità, perché deve essere chiaro, cosa che diventerà più chiaro più avanti parlo, che questa seconda parte del corso è in realtà un argomento relativistico, perché c'è qualcosa che queste formule di Maxwell descrivono che si muove per eccellenza proprio alla velocità della luce, e sono le onde elettromagnetiche. Quindi in realtà noi, quando parleremo di cariche materiali, le cariche sempre associate a una massa, penseremo a elettroni, protoni, ioni, eccetera, che vanno a velocità molto basse. E quindi useremo questa formula. D'accordo? Questo è il messaggio. Ho sprecato un po' di tempo a dirlo, ma credo che sia importante. Va bene. Ovviamente, di nuovo, se questa è la carica Q e questo è un punto, l'ho cancellato la forma, stupido che sono. Uno si chiede, va bene, siamo in velocità basse, quindi non dobbiamo essere iperparanoici che questo sia fermo, può anche muoversi a bassa velocità. A rigore, se fermo con la forma. Qual è la forza che una sonda sentirà? Guarda qui, l'ho scritto poco fa, ma non l'ho commentato. Allora, quale sarà la forza? Esplicitiamo la forza che ci sarà tra una carica Q messa qui e la caricona Q grande qua, sarà quindi VDR, abbiamo detto che è questo signore qua, ok? Quindi questa carica sentirà una forza che sarà di là se Q piccolo ha lo stesso segno di Q, anzi se Q è maggiore di zero, il campo elettrico in questo punto è così. Adesso mi chiedo, la carica Q piccolo, questo è il campo elettrico creato dalla carica Q. Adesso mi chiedo, metto una sonda qua, che forza sente? Questa sonda è in presenza di un campo elettrico, legge di Lorentz, la parte che compete al campo elettrico, disegno con un colore diverso. La forza che la carica Q piccola avrà, dipende a questo punto dal segno di Q. Se Q è positivo, allora la forza è nella stessa direzione di E, se Q è negativa, allora la forza è di tipo attrattivo. Quindi deve essere chiaro questo. Questo rappresenta la forza nel caso che il campo elettrico, che la carica Q abbia un segno positivo. Quindi in questo disegno io ho la carica Q grande che è positivo, quindi la freccia gialla del campo elettrico è di là. La freccia rossa che rappresenta la forza di Lorentz, se la carica più piccola è positiva, la freccia è di là. E dovreste riconoscere la formula di Coulomb, d'accordo? La forza di Coulomb tra due cariche. Quindi questa qua tante volte viene chiamata il campo elettrico di Coulomb, ok? Quindi questa formula di Coulomb, ricordate, rigorosamente se la soggetto è ferma. E per basse velocità la useremo, perché non siamo fisici, stiamo facendo movimenti di corpi materiali a basse velocità. D'accordo?
Allora, l'elettromagnetismo vale il principio di sovrapposizione. Cosa vuol dire? Che se questa è una carica, una sorgente, e questa è un'altra carica, una sorgente, e mi chiedo qual è il campo elettrico che so in questo punto qua, il campo elettrico in questo punto qua sarà creato da queste due sorgenti. Questa sorgente creerà in questo punto un campo elettrico, questa sorgente creerà pure un campo elettrico. E qual è il campo elettrico risultante? Creato dunque da questa distribuzione di sorgenti. Questa è una distribuzione di due sorgenti puntiformi. Allora, l'idea è questa, che vale il principio di sovrapposizione. Quindi il campo elettrico nel punto P, questo è il punto matematico P, è uguale al campo elettrico, numeriamo queste sorgenti, questo è il primo e questo è il secondo, è uguale alla somma vettoriale del campo elettrico nel punto P creato dalla sorgente 1 più, vettorialmente si intende, la somma vettoriale, il campo elettrico nel punto P creato dalla seconda sorgente. Quindi se io ho tante sorgenti, questo mi dice il principio di sovrapposizione. Che il campo elettrico in questo punto è la somma di n frecce. Ogni la iesima freccia nasce dalla, è il campo elettrico della iesima carica. Se questa è l'iesima carica, allora questo rappresenta, se volete, la distanza, la chiamiamo questa la lunghezza di questa, di questo segmento, la chiamiamo, se volete, che so, la chiamiamo RI. Questa la chiamiamo R1, questo è la lunghezza di questo segmento è R1, la lunghezza di questo segmento è R2. E quindi se queste cariche sono rigorosamente ferme o comunque si muovono a velocità basse, tenderò a non usare più questa frase, allora diventa sommatoria da in a 1 a n di tutti i contributi, i singoli contributi, li scrivo prima così, quindi ho la carica iesima diviso la distanza al quadrato della carica iesima al punto matematico per il versore, chiamiamolo R, facciamo RI. Chi sono questi? URI è un versore che va dalla iesima carica, questo è URI, questo è UR1, questo è UR2, è una brutta notazione, lo so, però col simbolo U intendo versore, cioè un vettorino di modulo 1 adimensionale. Voglio che il pendice R mi serve per ricordare a voi che va dalla sorgente al punto, quindi è radiale, va dritto. E poi devo mettere un pendice che mi distingua. Vabbè, lo mettiamo qua o qua, decidete voi dove metterlo. È un po' brutta sta notazione, però è quella che mi sono inventato adesso. Va bene? L'importante è che capiate il senso. Va bene? Questo è il principio di sovrapposizione. In questo caso, questo rappresenta una distribuzione di carica discreta, quindi è una distribuzione discreta, nel senso che le cariche sorgenti sono dei punti. Come si scriverebbe nel caso? Beh, continuiamo a scrivere questo fino ad avere una forma un po' più bella, più presentabile, cioè almeno possiamo portare fuori questo, no? Che condivide, quindi abbiamo 1 su 4 pi greco epsilon 0. Per la sommatoria delle QI diviso RI al quadrato per questo URI. Quindi deve essere chiaro che questa è una somma vettoriale che devo fare. Meglio chiarire questo punto subito. Facciamo un caso semplice, molto importante tra l'altro.
in cui avete, che so, due cariche sorgenti assolutamente uguali. Assolutamente uguali. Quindi questo è Q e questo è Q. Ok? E io mi chiedo qual è il campo elettrico in un certo punto, per esempio questo punto qua. Cosa devo fare? Supponiamo che entrambi siano positive. Quindi il campo elettrico in questo punto è la somma vettoriale del campo elettrico creato da quello di destra e da quello di sinistra. Disegniamo prima una freccia, intanto individuiamo le distanze. Questo è, mannaggia, ho mancato la mira, questa è la distanza, questa qua, questa è l'altra, ok? Poi ho il problema di disegnare qua una freccia che nasce da questo campo e lo tiriamo un po' arbitrariamente. Sappiamo che se questa è positiva che deve andare in questa direzione qui, ok? Facciamo una freccia di... io traccio una freccia imparando la lezione lì l'altro giorno e lo disegno con una certa lunghezza arbitraria. Ma adesso che ho disegnato questo, la freccia disegnata da questo non è più arbitrario, siete d'accordo? La direzione è questa qua, la direzione è questa. Ma come lo traccio? Qual è il modulo, diciamo? Cioè io voglio un disegno possibilmente in scala. Questo punto qui è più vicino a questo. Questo punto è più distante da questo. Quindi io devo tracciare una freccia qui che in qualche modo catturi l'andamento. Qual è l'andamento? L'andamento, continuo a cancellarlo, dovrei scriverlo qualche parte sulla lavagna così non lo tocco più. Vedete che il modulo del campo elettrico dipende dalla distanza, 1 sulla distanza al quadrato. Quindi mi chiedo, questa distanza qua che rapporto ha con questo? Ma guarda, per puro caso viene fuori che circa sarà un'area di esperienza inconscia, no? Che io tiro dei disegni che guarda caso, quindi questa distanza è il doppio di quello. Ho messo una tacca per aiutarvi a vedere che è doppio. Quindi come devo disegnare la freccia qui per essere in scala? Devo disegnarlo 4 volte più lungo e non lo spazio, e quindi devo dire, se voglio stare nel quaderno mi conviene disegnare la freccia lunga prima e poi prendo una freccia corta, perché se disegno la corta prima e poi devo disegnare un nuovo spazio sul quaderno. Quindi vedete, l'ho fatto apposta a far questo, dove così vi accorgete del problema di disegnare, di fare un disegno in scala. Vi conviene disegnare la cosa più lunga prima e poi fate le cose che sono proporzionalmente più piccole, giusto? Perché è quella più lunga che vi gestisce il foglio. Quindi era più sensato disegnare questa freccia prima. Ovviamente la tiro arbitrariamente, lo tiro arbitrariamente il primo, quindi questo, che so, la tiro così, d'accordo? Ecco una bella frecciona, tac! Adesso che ho disegnato quello, il disegno in scala obbliga che il modulo di quello che devo disegnare in questa direzione debba essere un quarto di quello. Quindi questo è circa la metà, questa è la metà della metà, eccolo qua, faccio una cosa. Quello è un disegno in scala entro la precisione che io posso garantire con le mie dita ormai deformate, doloranti, eccetera. Mi fanno molto male stamattina per il cambio del print. Ieri era una giornata terribile, facevano veramente male. E anche qua forse avrei dovuto gestire meglio la lavagna, ma potete capire che il campo elettrico risultante se ne va su per di qua, ok? Forse il rosso si vede meglio. D'accordo? Va bene? Quindi il principio di sovrapposizione mi dice che il campo elettrico a questo punto non punta verso le due cariche, ma punta, viene, sembra nascere da un punto che non esiste. D'accordo? Disegniamo qualcosa qua giù, anzi, ripeto, disegno qua. Ma mi abbasso un po', non faccio frecce più corte. Facciamo un'altra cosa. Queste sono cose che in teoria avete fatto a scuola. Chi ha fatto questi disegni a scuola? Quelli del liceo scientifico? Sì. Ma quelli che hanno fatto fisica anni prima? Pure?
equidistante, cosa fate? Immaginate un punto che è equidistante, questo punto che sia equidistante, quel punto che è equidistante, come sarà il campo elettrico risultante? Vedete la parola risultante, il principio di sovrapposizione, il campo risultante qua è la somma vettoriale dei campi in, questi, in questo punto creato dalle sorgenti che sono state distribuite in, in posizione. Qual è il campo elettrico risultante in un punto che è equidistante? Equidistante vuol dire che la lunghezza di questo segmento è uguale alla lunghezza di questo segmento. Proprio perché le distanze sono uguali, allora capite che il modulo del campo elettrico creato da questa carica a sinistra e la carica a destra saranno uguali. Hanno direzioni diverse, ovviamente. Il campo elettrico creato da quella andrà di qua, il campo elettrico creato da questo andrà in questa direzione. Ma una volta che disegno una freccia, per esempio così, ok, la freccia che è la, questa è la freccia creata da questa sorgente, la freccia che devo disegnare qua da questa sorgente avrà lo stesso modulo nella misura in cui questo punto è equidistante, quindi sarà così. E qual è la conclusione? Che la risultante dov'è? La risultante, se fate bene il disegno, è nella direzione che è perpendicolare al segmento che congiunge le due cariche uguali, ed è là, e vedete che è proprio lungo l'asse di simmetria. La risultante è lungo l'asse di simmetria. Okay. Questo è importante. Variazione sul tema. Continua a cancellare la formula di Coulomb. Mannaggia me! Lo scrivo qua su. Ok. Avrei una soluzione, potrei farmi stampare sulla canottiera la formula che uso alla lezione e ogni lezione venire con la canottiera. Supponete di avere due cariche uguali ma di segno opposto. Carica, perché ho tirato quella linea non lo so. Carica Q e carica meno Q. Ok, quindi qual è voglio scegliere un punto di nuovo dove venga fuori una distanza, mi è venuto per caso prima, forse è così abbastanza, dai, immaginate che questa distanza sia il doppio di questo, d'accordo? Ma adesso le cariche hanno segno opposto, quindi per fare il disegno conviene disegnare la freccia lunga prima, e quindi disegniamo la freccia, qual è la freccia che sarà più lunga? Quella che nasce dalla carica, dalla carica che è più vicina. La carica più vicina è questa qua, e quindi è un segno negativo. Segno negativo cosa vuol dire? Che il campo elettrico è in direzione opposta a UdR. Chi è UdR? UdR è questo qui, ok? Questo è UdR. Le UdR vanno dalle sorgenti al punto, questo dovete veramente metterlo in testa. Quindi il campo elettrico creato da questa sorgente è una freccia che va in questa direzione, la disegniamo così, ok? A questo punto io devo disegnare la freccia che è in questa direzione, ma questa è la carica positiva, quindi la freccia deve essere nel verso di UdR e deve avere un modulo che è un quarto di questo, quindi questo è circa la metà della metà, e sarà una cosa del genere. Ok? Quindi, principio di sovrapposizione. La freccia risultante è questa qua. Va bene? D'accordo? Facciamo un punto che sia di simmetria, cioè un punto che è equidistante. Questo è un punto equidistante. Come sarà il campo elettrico risultante in un punto equidistante? Forse il disegno rischio di far confusione, quindi cancello. Se il disegno è fatto bene, questo è l'asse di simmetria. Quindi io sto scegliendo un punto matematico sull'asse di simmetria.
Cos'è l'asse di simmetria? È l'uovo di punti che hanno la stessa distanza da quelle due cariche. E deve essere chiaro che in realtà non è neanche un asse, è un piano. C'è un piano di simmetria. Perché qualsiasi punto che è su questo piano che esce dalla lavagna, magari uso un quaderno, qualsiasi punto su questo quaderno ha la stessa distanza da entrambe le cariche. Un punto che è qua ha questa distanza e ha questa distanza. Un punto che è qua ha questa distanza e questa distanza. Cioè in realtà non è solo una linea di simmetria, è un piano di simmetria. È molto più piano. Piano di... Quindi cos'è? Il piano di simmetria è il luogo di punti, di quei punti che hanno la stessa distanza, che sono equidistanti dalle due cariche. Come sarà il campo elettrico? Allora, gesso, quello dovuto alla sorgente positiva scappa via, quella dovuta alla sorgente negativa è verso la sorgente e ha lo stesso modulo. Quindi la risultante di questi, se il disegno lo fate bene, deve venire fuori che è perpendicolare al piano di simmetria. Quindi quando le cariche erano positive, la risultante è nel piano di simmetria. Piano di simmetria, ho sbagliato prima a parlare di asse, è un piano di simmetria. Quando invece le cariche sono uguali ma di segno opposto, la risultante è perpendicolare al piano di simmetria. Cioè sto parlando di punti sul piano ovviamente, Avete punti sul piano di simmetria quando le cariche sono uguali, la risultante è sul piano. Quando le cariche sono in segno opposto, la risultante per i punti del piano di simmetria è perpendicolare al piano. Notate questo. Come sarebbe qua giù? Qua avete una freccia che è così, sarà ovviamente la distanza sarà così, questo è FOMI, quindi è così. E c'è, va bene? Pensate a questo. Adesso, prima dei pochi minuti che rimangono, voglio dirvi cosa farò nella prossima ora, così getto le basi. Voglio discutere il campo elettrico creato da una sorgente fatta così. È una sfera di carica complessiva Q, dove la carica però è sparpagliata nel volume, e voglio che la densità di carica volumetrica sia una costante, ok? Quindi la carica totale sarà uguale a rho 0 per 4 terzi pi greco r cubo, dove R cubo è il raggio di questa sfera. E deve essere chiaro, o diventerà chiaro, che questa sfera non è di rame, non è di metallo, non è di un materiale con un grande valore di conducibilità, non è di un conduttore, non è una sfera solida di rame, è una sfera solida di un isolante, di qualcosa dove le cariche non si muovono con molta facilità, anzi si muovono con estrema difficoltà. Quindi le cariche, una volta che le ho messe dappertutto, compreso nell'interno, si muovono da là con estrema difficoltà. Nell'ideale immaginate che non si muovono. Non può essere una sfera di rame, perché alcuni di voi forse hanno sentito dire, poi dovrò convincervi di questo, che se prendete una sfera di rame e la caricate, la carica si mette in superficie, non in profondità. Ok? Quindi questo non è una sfera di metallo, è una, dovete immaginare della plastica, sapete che la plastica iniziano con dei granuli di materiale, appunto plastico, poi li fondono, li mettono ad alta temperatura, diventa liquido, tipo magma, e poi lo estrudono, cioè lo fanno passare per tubi, e come il dentifricio, un tubo di dentifricio, voi estrudete il dentifricio, esce fuori, e poi il liquido lo versano in forme, e vi fate la forma del giocattolo di plastica, eccetera. Dovete immaginare che questo liquido venga versato in una forma sferica, si riempie, poi una volta che si è raffreddato, si è consolidato, aprite la forma e avete la bella palla di plastica. Ma la plastica, proprio perché è un isolante,
Se lo fate strofinare, per esempio, gli imbuti o i tubi con cui fate passare la plastica, è di plastica pure, cioè fate un fluido di plastica che scorre in un tubo di plastica, per strofinio quel vostro dentifricio di plastica si carica. E quindi voi, di fatto, avete un liquido carico, fate la vostra palla di plastica e sarà carico nel volume. Quindi io sto immaginando una sfera di plastica, una sfera di carica, dove la distribuzione di carica è uniforme nel volume. Quindi se voi avete un volumetto qua, un cubetto, e un altro cubetto dello stesso volume, la quantità di carica in questi volumi è uguale. Con quello intendo uniforme. Invece, se fosse la sfera di rame, notereste che i cubetti qua dentro sono neutri. Tutta la carica è spalmata sulla superficie. Quindi non sto parlando di una sfera conduttrice. Ok. Riprendiamo qua tra 5 minuti e 10 minuti.